Sballottati nel cassone di un Bedford sbilenco del 43, ci lasciamo alle spalle le aride steppe del Kordofan, terra dei Nuba, per dirigerci ad est, verso il Nilo Bianco. La stagione delle piogge ha cancellato la pista. Non ci resta che passare in mezzo alle fitte macchie di acace, le cui spine ci lacerano la schiena e dai cui rami cadono viscidi bruchi urticanti. Alcuni aironi reali sorvolano la palude, mentre da una macchia si solleva uno stormo di faraone. Due avvoltoi aggrappati ai rami di un baobab gigante ci fissano, seguendo i nostri movimenti. All'improvviso il camion si blocca. La sottile crosta di terra si è rotta e le ruote sono completamente affondate nel fango. Ogni tentativo di uscirne si rivela disastroso. Ci dobbiamo separare. Parte del gruppo resterà con il camion, mentre noi quattro, con la nostra guida Qutib, prendiamo l'essenziale ed entriamo a piedi nelle paludi del Khor Niambeir, in cerca di aiuto. Sprofondiamo nell'acqua sempre di più, prima fino alle ginocchia, poi alla vita, infine al petto. Il fondale è melmoso e pieno di radici che si aggrovigliano alle gambe come serpenti. Finalmente guadagniamo la radura. Cerchiamo di scrollarci l'acqua dai vestiti, ma è solo allora che ci rendiamo conto di qualcosa che guizza sotto il tessuto. Ci togliamo in fretta gli abiti e scopriamo sulle nostre gambe le sagome pulsanti di lumaconi neri. Le sanguisughe di palude. Con le sigarette accese, cerchiamo di bruciarle per staccarcele di dosso. Poi ci rimettiamo in cammino, sotto il sole cocente e accecante. Dopo qualche ora, Qutib apre il fardello che tiene appeso alla lancia e ne estrae uno splendido manto. Lo indossa, lasciando scoperta la spalla destra. Il sole ormai calante ne esalta i riflessi purpurei. Si sta preparando all'ingresso nel villaggio.